Un'ultima giornata ricca di ufficializzazioni per una sessione di mercato di gennaio che il Pescara chiude in sostanziale parità di movimenti. 9 sono le entrate e 10 le uscite, anche se tra queste ultime c'è il 2004 Riccardo Rossi, mai nel giro della prima squadra. A conti fatti la rosa resta extra large, quando tra un mese arriverà Massimo Volta saranno in 32. Con un reparto che ha una particolare abbondanza, il centrocampo, perché lì si sono registrate le uscite di Crecco e di un primavera come Diambò e l'innesto last minute di Tabanelli e De Sena che si aggiungono a quelli di Rigoni e un altro profilo, quello di Macin, che oscilla tra centrocampo e attacco. Un restyling, o per stare alle parole del presidente Daniele Sebastiani, intervenuto ieri sera a Replay per tracciare un consuntivo della sessione, una mini rivoluzione. Effettivamente è una mini rivoluzione, però noi poi sia con Bocchetti che con Repetto, noi seguiamo gli allenamenti, vediamo le partite, quindi ci rendiamo anche conto di dove probabilmente questa squadra aveva qualche bisogno in più. Non me ne voglia nessuno dei giocatori che oggi è nel Pescara, abbiamo creduto che forse la zona del campo che andava maggiormente rinforzata era il centrocampo. È vero che ci sarà bisogno di avere magari 2-3 partite di pazienza, nel senso di dare il tempo a questi giocatori che evidentemente avevano giocato non tantissimo di entrare in condizione, però ci sono tanti cambi per cui l'allenatore può tranquillamente gestire. Nessuno si deve sentire bocciato piuttosto che messo da parte. Tutti devono dare qualcosa in più, io lo dico già da un po' di tempo, l'ho detto anche una settimana fa negli spogliatoi ai ragazzi. Bisogna dare un po' di più. Sebastiani racconta anche le ultime ore convulse pre Chievo con l'attaccante Raul Asensio non convocato perché chiedeva la cessione. Ora è alla SPAL, al suo posto l'innesto di Niccolò Giannetti. Siccome a fine di quell'allenamento dove ha partecipato con tutti gli altri, personalmente ci ho parlato dentro lo spogliatoio, mi ha detto che non se la sentiva di andare avanti qui a Pescara, io sono entrato nello spogliatoio del mister e ho detto di lasciarlo a casa. Perché comunque noi vogliamo gente, lo stiamo dicendo dall'inizio a oggi, noi vogliamo gente che sia focalizzata su quello che deve fare, non gente che ci viene a fare un piacere. Quindi Asensio è stato accontentato, nel frattempo ci eravamo premuniti nel cercare un sostituto di Asensio, abbiamo approfittato della possibilità di fare questo scambio con la Salernitana, con Giannetti, che era un giocatore che il mister conosce dai tempi del Livorno. Ora toccherà a Roberto Breda assemblare i nuovi elementi con chi c'era già. Sebastiani garantisce supporto al tecnico biancazzurro anche nella gestione di un gruppo dove non sono mancati episodi di tensione negli ultimi allenamenti. Fino alla vicenda Macin, che ieri sui social ha risposto male ad un tifoso per poi scusarsi assieme alla società. La classifica è quella che è e la dirigenza è pronta ad usare il pugno duro. Però è evidente che certi atteggiamenti non saranno più tollerati. L'ho detto al mister, noi abbiamo le ultime 2 ore di mercato insieme, l'ho detto al mister, gli ho detto non ti preoccupare se ne hai qualcuno in più, chi è sul progetto, chi è sul pezzo bene, chi no può girare intorno al campo perché non è un problema.